Ciao a tutti, oggi è sabato 7 aprile 2018, mi trovo qui ai giardini Auselli con il professore Manzini con un'altra persona. Allora, mi hai chiamato questa mattina, hai qualcosa da dirmi? Sì. Ti ho chiamato perché a te piace documentare le nefandezze che questa città ci mostra, spesso colpa degli uomini, indubbiamente. Stamattina ho visto una situazione veramente di degrado insopportabile in quest'area, dove erano sparse bottiglie e lattine, bicchieri, eccetera, che erano il frutto probabilmente di una festa che c'è stata ieri. Ma io qui vedo che è tutto in ordine, è tutto in mucchio, pronto da portare via. Come mai? Certamente non sono stati gli autori del disastro, ma è stato questo signore qua che è il presidente dell'associazione Area 51, Amici degli animali a quattro zampe, che volontariamente è venuto qua armato di scopa a fare quello che e le persone civili avrebbero dovuto fare. Ci dica un po' come cosa ha trovato stamattina, che situazione ha trovato. Un porcaio vero e proprio, perché poi qua girano sia i bambini di qualsiasi razza, ci sono un mucchio di cani che vengono al parco, visto che ci sono due aree cani che nel giro di breve tempo cercheremo anche di allargare, perché la situazione è rimasta abbastanza al limite. Ieri siamo venuti a fare l'ennesima passeggiata intorno al parco e la situazione che abbiamo trovata è stata questa. E cioè, chi è che secondo... cioè cosa è avvenuto? Qua c'era la festa, c'era una festa lì alla taglieria del pelo. Una festa di che tipo? C'erano delle matrimonio, delle persone di colore che sono venute a festeggiare anche qui nel parco, poi si ricorrevano a lanciarsi le lattine. Si sono messi a bere sulle panchine, poi si sono alzati bellamente, hanno lasciato tutto lo schifo che avete visto adesso, che ho fatto su nel giro di una decina di minuti io con la scopa, perché mi fa anche abbastanza schifo camminare in mezzo alla rumenta. Questo è quello che è rimasto per terra dentro ai cespugli dei noccioleti del Parco Auselli. Poi si lamentano che ci sono i cani che sporcano. Ci sono delle cose pericolose. Tienila lì, Pippa, che... Poi, finché sono anche bottiglie intere, tanto quanto. Ma quando ci sono poi i vetri, sì, bambini, perché si lanciano cani. Le bottiglie di vetro, si spaccano e poi le lasciano in mezzo all'erba. Si passa con un cane e si tagliano sì. I polpastrelli lì. Poi e, però e anche per i bambini, le spese di veterinario, quando, o i bambini che vengono, perché ci sono corrono, i bambini . Che arrivano, si attaccano al recinto per salutare i cani, per giocare con i cani. Poi però le spese mediche le dobbiamo pagare noi. Volevo dire, diciamo adesso, di questi mucchi qua, devo avvisare qualcuno che venga a raccogliere? Direi di o sì. Fa dei sacchi? No, io non faccio proprio niente. Ah, ok. Io li ho raccolti così, adesso faccio un bel mucchio e glieli porto davanti all'entrata della taglieria del pelo. Sì, perché chi concede le cose, ecco un'altra osservazione che mi sento di fare. L'amministrazione che concede gli spazi pubblici deve verificare che questi siano poi lasciati in una forma decorosa. In questo caso lo spazio pubblico era la taglieria del pelo, ma questa era una situazione annessa alla taglieria del pelo, perché anch'io sono stato amministratore pubblico e quando concedevo locali io pretendevo addirittura un'assicurazione, perché se ci fossero stati dei danni l'assicurazione di questa associazione avrebbe dovuto pagare i danni. E quindi a questo punto io chiedo che chi ha fatto questa cosa qua, e non so in che stato abbiano lasciato la taglieria del pelo, venga chiamato alle proprie responsabilità, anche
i responsabili di questa associazione che ha gestito il matrimonio etnico di cui parlava il nostro amico. Va bene, ok. Allora io adesso mi metto in contatto, no? Che vengano a raccogliere la roba. Sì, che sono i resti della festa delle persone a cui è stato concesso il locale. Va bene, ok. Allora, io adesso vi lascio, ti ringrazio per la tua osservazione. Prego. E oltre alla osservazione, il tempo che hai dedicato per questa pulizia, sì, che non ti compete. Vuoi riprendere di là, vicino alla giostrina dei bimbi? Bambini, che ci sono i vetri rotti vicino alla giostrina. Va bene, adesso poi dopo passo. Va bene, ok. Qui... Adesso vi faccio vedere che c'è da molto tempo una bicicletta che pare sia rubata. Pare, non lo so. Se magari il proprietario di questo mezzo la riconosce, sappia che è ai giardini a Usuelli, nelle vicinanze della zona cani, ok? Va bene, vi faccio ancora vedere un attimino tutti i mucchi che sono stati fatti, che non sono pochi. Allora, questo è uno, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto e questo è il cinque. Allora, andrebbe che l'amministrazione, come ha detto il professor Manzini, che concede queste cose lo spazio pubblico, che debba pretendere poi che lo spazio venga lasciato decoroso, e decoroso che non si intende che sia con i nastrini e robe varie, si pretende solo che sia pulito, che loro magari possono anche sporcare, possono fare magari, ma però poi dopo devono pulire. Ok, va bene, io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti.